Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove sono nel letto. Prima di tutto ho un po' solo mettere il telefonino, che è pericoloso, però va bene lo stesso. Allora, mi sono vestita per la prima volta, mi vedete vestita. Sono tornata adesso. Allora, oggi è sabato 13 febbraio. Questo video uscirà domani, se riuscirò a montarlo in tempo. Allora, io e mia ragazza abbiamo festeggiato prima di San Valentino oggi. Perché non siamo insieme, praticamente poi lo spiegherà lui perché è un altro video, vabbè. Comunque ci siamo scambiati i regali di San Valentino perché oggi comunque abbiamo dovuto festeggiarlo oggi, non domani, perché qua a Torino è un macello. Però abbiamo fatto una cosa un po' diversa. Praticamente ci siamo scambiati i regali e poi abbiamo ordinato le POC. Non so perché, non so se si chiamano Bull POC, comunque sono di riso e sushi, poi ve le farò vedere perché ce l'ho là. Vi farò vedere comunque il video dopo, che lo farò in un'altra maniera perché è un po' complicato farlo vedere così. Quindi lo girerò dopo il video e poi vi spiegherò tutto. Allora, partiamo dal fatto che, allora, per noi San Valentino alla fine, comunque, come anche l'anniversario, lo festeggiamo anche in giorni diversi, perché non penso che ci sia un giorno preciso, cioè le mani secchissime. Comunque, vi faccio vedere cosa mi ha regalato per San Valentino. Allora, prima di tutto, come ha fatto qui? Il biglietto è stato fatto col cartoncino così. E questo qua sarebbe il bigliettino fatto così. Uno di cuoia. Non mi piace quello che c'è scritto, ovviamente. Poi, regalo numero uno. Questo qua, anche adesso poi lo sistemerò. Ha fatto con la busta. Che c'è con i cuoricini. Che è stata disinfettata. Perché sono stata sul pullman, ho fatto su e giù. E l'ho disinfettata, non si sa mai. Ah, ho creato, tra l'altro poi vi farò vedere come si fa. Ho creato con i miei profumi, praticamente, quelli lì portatili, quelli un po' più grandi. Ho creato una miscela disinfettante con alcol, acqua e ammucchina. Sì, magari esploderò, però pazienza, per così zitta tutto. Allora, regalo numero uno è questo, che è una tazza, una mug per precisione, che adesso andrò ad aprire con voi, che è della sposa cadavere. Sì, io ho una passione per Tim Burton, non sono macra, brava, se sono un po' così. Ho già quella di Jack e Sally, perché questa qua che è bellissima, vale il microonde, però non penso che la uso, perché questa qua, io faccio la collezione, c'ho tutto il mio cuoco, che poi farò farò vedere. Allora, comunque cercherò di scartarla perché poi la voglio mettere. Quella scatola la butto. Mi piace tanto, amore. Purtroppo non ci siamo potuti parlare tanto, ripeto, per spiegarlo meglio nel video poi che farò. Però è tanto bella. C'è dentro un bigliettino. Tutto in francese, giustamente, per farmi capire meglio. No, beh, l'inglese sì. In francese un po' bene. Guarda che bella che è. Allora, davanti è così. Per fare così, per l'ASMR così, e poi davanti a così, dentro è tutta nera. Io la metterò su in alto perché c'ho anche quelle giacchestelle, così faccio il tema Tim Burton. Addirittura volevo fare della Disney, però c'ho anche Dragon Trainer che non è della Disney, quindi sono un po' contorta. Penso che la metterò a sto punto nella parte di comunque di Tim Burton. Metà sarà Tim Burton, metà sarà un po' misto, però. E poi c'è un'altra cosa che invece la metterò, pensavo di metterla nella Disney, invece la metterò in quella di Harry Potter, perché comunque fa parte sempre della saga di Harry Potter, anche se di animali fantastici dove trovarli. E questa qua, la mia prima Funko Pop del Drago, che se lo ricordo è il Dragon, quello lì che esce fuori nel secondo, se non sbaglio, è il draghetto, quello carino, che gli faceva così col campanellino, lui rideva. Adesso la prendo come, perché i Funko Pop li apro, sì. Perché la scatola me la tengo perché è bella, però interessante. Sono un genio. La coda! Ragazzi, è bellissima la mia prima Funko Pop, sono emozionata. Guardate com'è bello. È stupendo. Mi piace un po', guarda, c'è pure la coda. È fatto veramente bene. È la mia prima Funko Pop, sono emozionata. Il mio ragazzo ne ha già 400. Così non gliel'ho regalata. Ma invece non me l'aspettavo come la regalasse. Non me l'aspettavo, amore. È bellissimo. Io adoro questa specie di drago, leone. Assomiglia a specie di un leone strano. Guarda quanto è bello. Metterò poi sulla mia mezzo. Che poi subirà dei cambiamenti se riuscirò a montare le altre, perché devo segarle. Vedete come è carino. Ovviamente ci metterò la Funko Pop con la scatola, perché la scatola è bellissima. Poi ci sono anche altri. Mi piacerebbe vedere, ad esempio, qua vedere il serpente, mi giri e i due BB, sarebbero gli snasi, sarebbe figo anche. Mi piace anche di Harry Potter e di Vigia, tutti quegli animali là. C'ho anche Sticky, però Sticky non è così. Cioè, Sticky sarebbe
l'affare di d'erba, non so come si chiama. Io lo chiamo sticky, perché è un selfie stick, il bello draghetto. E questi sono i regali di San Valentino. Poi dopo vi farò vedere invece con la POC. Tutto qua. Quindi per quanto ho fatto già l'intro con una specie di unboxing di regali di San Valentino. Ovviamente vi auguro un buon San Valentino, perché vedete questo video ovviamente è domenica. Se riuscirò a montarlo, spero di sì. E poi ci vediamo dopo per la POC. Ciao! Ed eccoci qua con la nostra poke con gamberi sbollentati, tobiko, salmone, adamame, carote. Qua ci sono invece gli anacardi, l'insalata alle alghe. E qua l'ho fatto un po' con le varie salse. Salsa vulcano, salsa teriyaki, salsa di soia invece. Questa salsa di soia è senza glutine, ci scrivono glutte. E questa è la teriyaki. Questa è la poke, questa è la mia nuova tazza con i gatti. E la poke fatta con tutte queste bellissime cose. C'è anche il topping con i semi di sesamo neri e anche bianchi che sono sotto. Sotto c'è anche il riso, ci sono adamame, alghe e questi gamberetti tagliati così sbollentati. Guarda quanto è bella. È bella, bella, bella. E anche molto buona, soprattutto con le salse. Questo mi ha regalato invece il mio ragazzo, che è il mio dolcetto Kinder. E questo è tutto. Buon San Valentino a tutti e grazie per la visione. Mi raccomando, lasciate un like, condividete il video e niente, alla prossima!